Semplice, sono sempre Fiore per voi, e questa sera andiamo a preparare dei dadi vegetali fatti in casa da noi proprio, così abbiamo ancora più soddisfazione a presentare i nostri piatti, i nostri brodi, quello che vogliamo. Ognuno di noi può scegliere gli ingredienti che vuole per questo dado. Io ho scelto questi qua: una zucchina, due carote, una patata piccola, 150 g di sedano, delle cipolle, metà cipolla rossa, metà cipolla dorata, 100 g di piselli e 150 g di pomodorini, sale ed olio. Subito accendiamo il fuoco. Come vi ho detto, io ho scelto questi ingredienti, però ognuno di noi può aggiungere anche degli aromi come rosmarino, basilico o quant'altro, alloro. Io ho scelto quelli essenziali, così che quando userò un dado è accessibile a tutte le pietanze, e eventualmente se voglio mettere rosmarino lo aggiungo dopo. Perciò comincio subito a mettere della cipolla. Io non metto olio subito, il sedano, carote, le patatine tagliate molto piccoline, che tanto non serve perché tanto poi dopo andiamo a frullare tutto, la zucchina, i pomodorini e i piselli. E ora appassisco per circa 10 minuti nella padella. Aggiungo solamente un filo d'olio, non tanto. Passati i primi 10 minuti, aggiungo un 150 g di sale, in modo così che faccia fuoriuscire tutta l'acqua dalle verdure. E lasciamo nuovamente, mescoliamo e lasciamo passare ancora le nostre verdure, fino a quando avranno assorbito tutta l'acqua che hanno rilasciato. L'acqua è stata tutta assorbita, spengo il fuoco e metto le nostre verdure dentro un mixer. Asciugare ulteriormente tutto qui questo dado, già si può dire che è già un dado, per portare via anche l'ultima acqua per circa 5 minuti.
per metterlo nel congelatore. Ho livellato i nostri, chiamiamolo composto, però i nostri dadi, che poi dopo 12 ore di congelamento noi andremo a dividerli e a fare i nostri cubetti di ghee, di brodo vegetale. Voi direte, ma sono già pronti, ma la soddisfazione di averli fatti noi è... Andiamo a metterli nel freezer. Voilà! E adesso ci vediamo fra 12 ore. Bye bye! Bene, le 12 ore sono passate. Prendiamo il nostro cubotto completo dei dadi vegetali che adesso noi li andiamo a dividere e porre dentro una vaschetta. Fatto da noi, e adesso qui con questi vado a riempire tutta la mia vaschetta, la ripongo nel freezer e la tengo lì fino all'uso che ne voglio fare. Con questo potete fare dei brodi vegetali, potete fare degli arrosti, qualsiasi cosa, perché poi soprattutto è fatto da voi. Ciao ragazzi, benvenuti ancora alla mia cucina semplice, mi raccomando seguitemi sempre su YouTube, Instagram e Facebook. Fiore è qui per voi. Ciao ragazzi, alla prossima!